Grazie alla scrittrice di essere, a Gianmarini di essere qua. Stavo appunto dicendo, non mi state sentendo, che fino a pochi anni fa io studiavo la scrittrice all'università e adesso è per me un onore, veramente un'emozione poter dialogare, insomma, questo pomeriggio insieme a lei. Allora, io inizierei subito con la prima domanda a questo punto, così andiamo subito al sodo e non ci lasciamo prendere dalle chiacchiere. Allora, la prima domanda che ho pensato è, quindi, per questa nuova fatica letteraria, per quest'opera letteraria, la scrittrice ha scelto una struttura in forma epistolare. Allora, che cosa l'ha portata a fare tale scelta? Grazie, grazie Lavinia, vero? Si chiama Lavinia. Sì. Grazie, che bel sorriso. Grazie. Molto piacere di conoscerlo. Dunque, le ragioni sono due. Una, che io amo molto lo stile epistolare, infatti l'ho usato parecchie volte nei miei libri. E due, perché effettivamente in quel periodo, diciamo a metà del Settecento, già cominciavano i grandi filosofi dell'illuminismo, loro si esprimevano soprattutto con gli epistolari, cioè veramente era uno strumento del pensiero comune. Quindi mi è sembrato giusto in questo caso utilizzarlo proprio come lo utilizzavano, non so, per esempio Montesquieu con le lettere persiane, ed era una cosa molto comune. Andiamo con la seconda domanda. Il romanzo presenta due figure femminili assolute protagoniste della storia nel suo continuo dipanarsi. La scelta del trio sembrerebbe quindi una voluta forzatura, vista più che altro il ruolo assegnato alla figura di Girolamo come quindi personaggio quasi secondario. Dunque, allora, no, semplicemente, certo, il centro della storia e le protagoniste sono due donne che sono state bambine e amiche d'infanzia e vogliono conservare questa amicizia anche quando succede il patatrac, cioè quando il marito di una si innamora, come succede purtroppo nella vita ancora oggi, eh? È una cosa che succede spesso, si innamora della migliore amica di sua moglie. Ecco, però di solito gli adulteri, i tradimenti si nascondono, no? Sono basati sul silenzio, sul segreto. Ecco, loro invece riescono a superare e a mantenere l'amicizia, a superare la gelosia perché invece ne parlano subito. Cioè loro immediatamente si raccontano come stanno le cose, si confidano e il personaggio di Girolamo, che è il terzo personaggio di questo trio, non è che lui sia, è che lui è inquieto, è uno che sfugge, quindi fugge anche dalle descrizioni perché è un uomo inquieto. Io qualche volta ho detto che mi sono ispirata a Ulisse. In effetti Ulisse era un po' così, nessuno lo rimprovera Ulisse, no? Per quello che faceva, cioè per andare dalla moglie ci mette 10 anni. 10 anni, certo. 10 anni, in cui 7 anni con un'altra donna, poi altri 3 con un'altra donna con cui fa dei figli. Quindi eppure è un uomo molto affascinante, molto amabile, no? Non è Don Giovanni, cioè non fa i conti, perché Don Giovanni la cosa più tremenda è quando dice: ma in Spagna sono già 1.300, in Italia sono 541, eccetera, eccetera. Sì. Invece Ulisse no, Ulisse è uno che non ha stabilità emotiva, non ha una stabilità familiare e deve sempre correre, correre. E loro hanno capito che un uomo così o lo si ama per quello che è oppure si lascia. Insomma, siccome loro lo amano e vogliono amarlo per quello che è, non per quello che dovrebbe essere secondo loro, secondo i loro interessi, no? E quindi. E certo, è un equilibrio molto delicato ed è un rapporto difficilissimo perché, insomma, è abbastanza naturale pensare che la gelosia si infili in un rapporto di questo genere. Però loro, che sono due donne anche, bisogna pensare che sono due donne un po' speciali rispetto alle altre di quell'epoca che erano ignoranti, non studiavano, loro leggevano. La qualità di queste due donne è che leggevano e attraverso la lettura
loro entrano in sintonia con le nuove idee europee, perché proprio in quel momento lì si stava creando l'Europa, e le nuove idee europee erano proprio quelle dei grandi filosofi francesi, inglesi, come Hume, di cui ho parlato a lungo in Maria Nocria, che però qui non c'entra, ma loro, questi filosofi, si opponevano a un'idea, diciamo così, ecclesiastica della vita, no? Loro avevano delle idee, dicevano la Chiesa va benissimo, ma deve essere separata dallo Stato e dal costume, cioè la libertà dell'amore, la libertà dei rapporti, la libertà dei sentimenti, la libertà delle persone, non può essere governata da un'istituzione di tipo assolutistico come è la Chiesa, no? Che va benissimo per la fede, quindi per cui un grande rispetto per la fede, però la fede non può entrare nella vita, nel costume della vita quotidiana delle persone, perché quelli sono rapporti diversi. E quindi ecco, c'è un equilibrio molto delicato, però mi piaceva proprio andare a indagare questo tipo di rapporti che in quel momento del Settecento erano molto sentiti. E noi pensiamo che la Sicilia sia sempre stato così un po' ai margini, non è così. La Sicilia, nella metà del Settecento, era al centro del Mediterraneo, era un'isola importantissima, era in mezzo fra la Spagna, che era un impero importantissimo, poi c'era di mezzo la Francia, l'Inghilterra, però tutto si mescolava, tutto si coniugava e la Sicilia era piena di inglesi che si occupavano del vino, si occupavano ambiente, e poi c'erano i francesi, insomma c'era uno scambio. E poi diciamo le grandi ville, le più belle costruzioni architettoniche sono state fatte proprio in quel periodo là. Le ville del Settecento nascono proprio in quel periodo, quindi è un periodo naturalmente sempre con le sue contraddizioni, però la mafia ancora non c'era, non Non c'è, la esisteva. mafia nasce nell'Ottocento. Quindi Certo. diciamo sì, naturalmente c'erano quello che oggi consideriamo ingiustizie sociali, perché c'erano grandi proprietari di terra, c'era il feudalesimo, no? E poi c'erano i contadini dall'altra parte. Però, diciamo, presso la classe colta c'era un internazionalismo, uno scambio di idee che oggi non ci sogniamo. Insomma, vabbè, oggi le cose sono molto più semplici, allora era molto complicato. I rapporti erano complicati, però c'era una grande influenza del pensiero europeo e c'era una grande vitalità filosofica, sociale, storica, quindi non era, e anche musicale, insomma, la grande musica italiana proprio comincia, arriva in quel periodo al suo massimo, e l'Italia era talmente amata che appunto un grandissimo musicista come Mozart scrive due bellissime opere con un librettista italiano da Ponte. Quindi dobbiamo pensare che appunto che la Sicilia era il centro, era un momento di grande vitalità e di grande sperimentazione. Per cui queste due donne che sperimentano sulla loro pelle questo rapporto difficile di amore condiviso, però lo fanno con una grande eleganza che è dovuta alle loro letture, perché erano due donne che non avevano un'educazione, non c'era scuola per le ragazze, non c'era, erano ignorantissime le povere donne, a meno che da sole non si mettessero. E loro però si mettono a leggere, a studiare per conto proprio, per cui arrivano a una forma di autonomia rispetto al pensiero della propria epoca. Questo è Poco quello fa, che sì, poco racconto. Prego. fa aveva parlato infatti di donne speciali e io già l'avevo pensato perché sono sicuramente ricche di interessi culturali, dato che non sono ricche di altro a livello materiale. A questo punto, dato che non viene esplicitato nel romanzo, mi sono chiesta se a quale ceto sociale appartengano sia Agata che Annuzza. Penso che appartengono a un'elite.
Sì, appartengono a un'elite, ma non è che siano miliardarie, come si direbbe oggi. Nulla. Erano, insomma, allora la società era molto più semplicemente divisa. Ancora il ceto medio non c'era, c'erano i proprietari di terra, c'era il latifondo, poi c'erano, e molto spesso c'era una classe, diciamo così, di persone colte che spesso coincidevano anche col convento, perché il convento era l'unico luogo dove le donne avevano una certa libertà, mentre le altre donne si sposavano a 13-14 anni, alla pubertà, e facevano un figlio l'anno, quindi c'era proprio il Certo, tempo certo. e la possibilità di esprimersi in proprio, era molto difficile. Mentre anche gli uomini avevano, naturalmente non c'erano scuole pubbliche, c'erano i conventi, c'erano. Chi era in convento aveva una possibilità maggiore di leggere e di coltivarsi. Loro non, sono stati in convento da bambine, insomma, però ecco, dove però si insegnava a ricamare, alle bambine si insegnava a ricamare. Però loro erano talmente intelligenti e talmente vogliose di apprendere che invece cominciano a leggere libri, sempre più libri, finché entrano in questa atmosfera culturale europea che stava nascendo. Ecco, da lì nasce l'illuminismo, poi nascerà la rivoluzione francese e poi verrà fuori tutto l'Ottocento, nasce da lì, insomma, è un grande, grande secolo di preparazione, proprio il Settecento. Vorrei tornare a questo trio, a questo rapporto tra le due donne e Girolamo. A questo punto mi sono chiesta, è possibile che possa esistere realmente un sentimento così unico e speciale tra due donne innamorate dello stesso uomo? Io credo di sì. Cioè, naturalmente non è che loro si compiacciono di questo, perché c'è anche del dolore dentro, Certo. però loro superano questo dolore in nome dell'amicizia, questo è il punto. Cioè, bisogna decidere se è più importante l'amicizia o l'amore. Pronto? Loro, in questi, loro Pronto? due donne, queste due donne, queste due giovani donne, decidono che l'amicizia è più importante dell'amore, anche se l'amore c'è, loro amano quest'uomo, lo amano, lo desiderano, lo aspettano, però lo prendono per quello che è, cioè non pretendono di cambiarlo, di renderlo fedele, perché capiscono che nella sua indole manca proprio questo aspetto qua, come ho detto, come Ulisse. Ulisse, nessuno può chiedere a Ulisse di essere fedele, perché lui è così. È un inquieto, è uno che va, che sta un po' con una persona, poi sparisce, va via. Ecco, quanti ne conosciamo di persone così? Gli uomini di Assolutamente. più perché hanno avuto una cultura della libertà, le donne un po' meno, però diciamo che esistono anche dei personaggi, anche femminili di questo genere. Però secondo me è possibile, lei diceva, è possibile, nonostante appunto l'amore per lo stesso uomo, non entrare in rivalità. Io credo di sì. E io penso che noi abbiamo in comune con gli animali tutti i sentimenti primordiali. Cioè la gelosia, la rivalità, l'odio, l'aggressività, l'amore, l'affettuosità, la tenerezza. Tutto questo noi ce l'abbiamo in comune con gli animali. Che cos'è che distingue l'essere umano? Distingue l'essere umano ca la capacità di riflettere, di sublimare questi istinti, no? In nome di qualche cosa di più complesso, che appunto è la razionalità, o è la democrazia, o è la fede, o la religione, insomma, delle cose che vanno al di là degli istinti animaleschi. Ecco. Quindi la gelosia è uno degli istinti più che abbiamo più in comune con gli animali. Chi conosce un po' gli animali, e io li conosco bene perché li amo molto. Beh, gli animali sono di una gelosia furibonda, possono uccidere se stessi anche per gelosia. E allora una persona deve imparare a sublimare, cioè se un uomo non ti ama più con quella completezza
con cui ti amava non è che lo puoi cambiare con la tua gelosia, non ti viene neanche in mente di uccidere, no? Certo. Vendicarti o di aggredirlo. Semplicemente o accetti la situazione o te ne vai. Loro mantengono questa antica amicizia raccontandosi tutto, e quella è la forza dell'amicizia, quella di essere molto trasparenti e sincere. Altra domanda. Agata riesce magnificamente a delineare il carattere e i sentimenti del marito, diviso quindi tra l'amore per sua moglie e quello appunto verso la sua amica Annuzza. Ella in una lettera afferma di aver capito che il marito, protestando il suo amore per la sua famiglia, mente, ma sinceramente, come si è sinceri quando si mente a se stessi prima di tutto. È vero, è vero. E naturalmente un certo grado di non conoscenza di sé, no? Probabilmente se lui si conoscesse, se andasse a fondo della conoscenza di se stesso, forse non si dividerebbe in questo modo così un po' fluttuante, ma invece un po' sorvola, appunto come Ulisse sorvola, e non pensa di far soffrire, per esempio, no? La sua povera Penelope che stava lì a tessere le Certo. tessere e aspettare 10 anni che tornasse questo marito, che avrebbe potuto tornare a casa in 2 mesi. Quindi Sì, 10 anni visto per il giro, sì. no, è perché si è fermato 10 anni presso Circe, no? E Anche, certo, sì. poi si è fermato 3 anni presso un'altra donna. Quindi eppure nessuno lo rimprovera, cioè uno pensa in effetti che lui era un uomo inquieto, un uomo a cui non si può chiedere una stabilità emotiva perché non è capace. Quindi o lo ami per quello che è o basta. Secondo me però l'amore dovrebbe sempre essere così, cioè noi non possiamo cambiare le persone che amiamo, o le amiamo per quello che sono, oppure vabbè, ce ne andiamo, se proprio non possiamo stare, ce ne andiamo, ma una persona. Non si può chiedere a una persona di amarti per forza. L'amore è veramente è spontaneo, deve essere spontaneo. Infatti, secondo me, tutti coloro che pretendono l'amore per forza, secondo me, sbagliano e poi entrano in una crisi terribile. E come anche la fede. La fede è una delle cose più belle del mondo, no? Più belle del mondo, la grande fede è una cosa. Non si può immaginare cosa ti dia di più bello come dono la fede, però non si può imporre. E infatti la Chiesa diventa ingiusta, è diventata tirannica e ingiusta nel momento in cui ha voluto imporre la fede. Cioè non era più una scelta meravigliosa come erano i primi cristiani che sceglievano, rischiavano la morte e si facevano condannare a morte dai romani. Per fede, no? Per la fede in Gesù Cristo. No, loro pretendevano, la Chiesa pretendeva che c'era un'unica voce, un'unica parola e tutti gli altri potevano essere bruciati vivi se facevano un minimo di critica o semplicemente un pensiero un po' che tralignava, che usciva dalle regole. Questo per dire che l'amore è un fatto assolutamente spontaneo e che non si può imporre e neanche governare, secondo me. L'amore è poi ognuno ama a modo suo e quindi il vero amore è quello di accettare la persona per quello che è. Se la si ama per quello che è, non per quello che vorremmo che fosse. Assolutamente, Vero? Però non assolutamente. è facile perché naturalmente. E di solito quando siamo innamorati cerchiamo di cambiare la persona oppure di possederla. Le donne storicamente sono state più abituate a sublimare i propri istinti aggressivi. Infatti noi vediamo che le donne non compiono l'omicidio quando un uomo se ne va, No. mentre gli uomini, alcuni uomini più deboli, più fragili, commettono femminicidio. Perché secondo me loro sono abituati ai privilegi, storicamente. Io non credo che ci sia una separazione di tipo biologico fra donne e uomini.
siamo tutti uguali, esseri umani, abbiamo lo stesso DNA, però la storia ci ha resi diversi, perché le donne sono state escluse dal potere, escluse dalla decisionalità, escluse dagli studi superiori, escluse dalle conquiste, dai viaggi, dalle guerre. A un certo punto, naturalmente, hanno sviluppato delle caratteristiche non biologiche. Ecco, questo penso che lei sia d'accordo con me. Assolutamente sì, assolutamente. Ecco, mi fa piacere. Quindi ho cercato un po' di far vedere come quando due donne credono in qualcosa che è superiore ai capricci dell'amore e alla cecità dell'amore, perché l'amore è cieco proprio, invece l'amicizia, per me l'amicizia è più libera, è più nobile. È più pura, sì, assolutamente. Perché non chiede l'esclusiva, invece l'amicizia non chiede l'esclusiva, mentre l'amore per forza di cose chiede l'esclusiva. E quindi l'amicizia diventa una grande libertà, perché veramente si vuole bene una persona per quello che è e si accetta questa persona per quello che è. Sì, verissimo. Quindi, molto esauriente, grazie. Continuiamo, ho le ultime domande e poi la lascio libera. Allora, le due protagoniste stanno vivendo un momento storico molto difficile che travolge totalmente le loro abitudini quotidiane. Devono abbandonare la propria casa, trasferirsi altrove, quindi modificare le abitudini. L'evento storico, con la sua portata ovviamente devastante, rimane relegato però su un piano secondario. È stata una scelta voluta o casuale? No, dunque, io sono capitata su una cronaca della peste di Messina del 1743. Mentre facevo le ricerche per Maria Nocria, no? E ho letto tantissimi diari, tantissimi testamenti, tante materiale, e sono capitata su queste cronache della peste, che era molto interessante. E mi ha colpito, mi ha interessato, e ho scritto un racconto che poi è stato pubblicato da un piccolo editore di Bagheria che si chiama Drago, che purtroppo adesso non c'è più. E questo nel 2006. Era rimasto fuori da Maria Nocria perché non c'entrava. Però mi era rimasto in mano questo materiale che mi interessava molto. Quando poi siamo capitati in pandemia, ho detto, ma guarda un po', lì c'erano delle cose che fanno pensare all'oggi, c'erano veramente delle somiglianze, non dal punto di vista sanitario, scientifico, perché noi abbiamo fatto dei grandi passi avanti, loro neanche sapevano che c'era il virus, non esisteva proprio, però dal punto di vista psicologico e del rapporto con la pandemia, io credo che non è cambiato niente, perché il bisogno di trovare il colpevole, che allora era l'untore, ma che oggi è la Cina oppure le grandi case farmaceutiche, insomma, si cerca sempre il colpevole. Il colpevole, esatto. E poi dall'altra parte la paura che porta all'irrazionalità, no? A nascondersi dietro l'irrazionale, vengono fuori le cose più pazzesche, avrà sentito anche lei, no? Lavinia, per esempio, non so, si è venuto fuori adesso un gruppo che teorizza la piattezza del mondo, il mondo è piatto. Sì, 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 sì. Insomma, già da un paio d'anni. Sì, sì. Con quel punto in cui è arrivata la scienza, pretendere di sostenere che la Terra è piatta è una cosa che lascia, ma questi ci credono sul basiti. Serio. Sì, sì, ci credono assolutamente. Perciò voglio dire, e questo viene fuori adesso in tempo di pandemia, perché la paura, secondo me, fa saltare fuori tutte le cose più irrazionali del mondo, e molte persone ammoccano, credono a delle teorie assurde, come guarire, no? Allora, devi prendere la vitamina C, devi prendere gli arance, devi prendere il kiwi, non so, devi prendere quella medicina lì, oppure no, devi fare.
Cioè, tutte cose anche quelle assolutamente assurde che non è che servono a far benissimo, naturalmente prendere la frutta è Una una spremuta cosa. d'arancia sicuramente fa Però benissimo. non è che si guarisce quando uno No. ha preso questo virus, che fra l'altro è molto insidioso e terribile. Tutti quelli che l'hanno preso lo dicono che è terribile, anche quando se ne esce, perché non si respira, perché poi lascia i polmoni rovinati, perché insomma c'ha Ripercussioni notevoli, sì. degli strascichi molto, molto pericolosi. Quindi ecco, tutto questo porta delle somiglianze. Infatti, a questo punto, allora, mi ha fatto venire in mente l'attuale momento storico, simile ovviamente alla vicenda narrata nel suo romanzo. A questo punto mi chiedo, i comportamenti assunti dai protagonisti, i loro dubbi, le loro paure, i sentimenti contrastanti di pietà, di angoscia, sono, possiamo dire, quindi identici a quelli vissuti da noi proprio in questi tempi? Sì, è proprio così. Beh, insomma, quando una malattia diventa pandemia, perché appunto anche la peste era una pandemia, comincia con poche persone, ma poi si espande a tutto il mondo. In quel momento era centralizzato a Messina, però c'erano molti casi anche a Palermo, molti casi anche a Catania, cioè era la peste. Non, la pandemia di oggi si sparge più rapidamente perché abbiamo dei mezzi di comunicazione più rapidi, però la pandemia è questo, vuol dire che praticamente il mondo viene coinvolto da una malattia, come è successo con la spagnola, come è successo per tanto tempo col colera, oppure con altre malattie che dipendono dai virus, no? E che effettivamente la gente, però la cosa curiosa è che adesso abbiamo il vaccino è stato scoperto ai primi del Novecento ed è stato un grande medico inglese, questo Jenner, no? Che ha scoperto che i contadini o coloro che avevano delle vacche, le mungevano, no? Erano immuni. Allora vanno a vedere e vedono, sì, erano immuni proprio quelli che, i vaccari che mungevano il latte. Allora vanno a vedere e scoprono che le vacche prendevano anche loro il colera, no, il colera, l'altra malattia, come si chiama? Vabbè. Il vaiolo. Io, brava, 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 mi A scappava. dottoressa medico. Il vaiolo, e che le vacche avevano anche loro il vaiolo, e che questi qua si immunizzavano perché assorbivano un poco diciamo, della malattia, no? A poco tramite il latte. E allora Certo. lì gli è venuta l'idea di prendere un pochino di, appunto, del vaccino. Infatti si chiama vaccino perché viene dalle vacche. Sì. Sì, prendere un pochino di questa malattia, di farla iniettare, allora la si annusava nelle persone, creava gli anticorpi che creavano un'immunità, no? Così è stata la cosa. Comunque, però, appunto, la cosa curiosa è che, a parte il vaccino che poi è nato dopo, però le uniche soluzioni erano la distanza, coprirsi la bocca, come adesso, tale e quale, e andarsene via. Infatti, loro due si salvano perché se ne vanno in montagna, Certo, in un infatti. paesino lontanissimo dove non c'è niente, almeno sono fuori dalla città dove circolava la malattia. Ecco. Quindi, anche oggi, in un certo senso, coprirsi la bocca, lavarsi le mani, stare lontani l'uno dall'altro, più o meno sono le Soluzioni, esatto. stesse cose. Io vado con l'ultima domanda, dopodiché lascio spazio alle altre fidatine se hanno una dubbi o vogliono fare insomma altre domande. Allora, il romanzo si svolge quindi in questa nostra terra di Sicilia e sono presenti molti elementi che confermano la profonda conoscenza appunto da parte sua dell'ambiente che fa appunto da scena alla vicenda. Cosa apprezza della Sicilia a cui è legata da vincoli familiari e che cosa non le riesce proprio accettabile? Bella domanda.
Lavinia. Dunque, allora, della Sicilia, che è poi la patria di mia madre, perché appunto lei è siciliana, io apprezzo tante cose. Prima di tutto la storia che mi piace molto, perché è una storia ricchissima, e poi appunto è una storia di centralità, di protagonismo. La Sicilia non è un'isola sperduta, è stato, come ho detto, il centro del Mediterraneo. Insomma, si veniva in Sicilia, si veniva, Goethe viene in Sicilia per conoscere la classicità, no? Quindi c'è, poi c'è di tutto, c'è il mondo greco, c'è il mondo bizantino, c'è il mondo arabo, c'è il mondo antico, c'è veramente tutto in Sicilia, e quindi capisco quanto sia stata centrale nel Mediterraneo. E tutto questo mi piace molto. Poi mi piace anche tradizione filosofica. Molti non si ricordano che perfino Platone è stato in Sicilia. Tanti filosofi sono stati in Sicilia, avevano un rapporto molto profondo fra la Sicilia e la Grecia. Secondo me, una certa capacità e tendenza, diciamo, a filosofare appartiene proprio alla tradizione siciliana. Infatti c'è un acume. E lo vedo anche dei ragazzi quando vado nelle scuole, che proprio questa capacità di ragionamento e sottigliezza, che naturalmente se si esagera diventa proprio spaccare il capello in quattro in maniera esagerata, però come capacità di ragionamento è una cosa molto bella, è una cosa che mi piace molto. E ecco, quello che invece non mi piace, vabbè, la criminalità, è facile dirlo. Però è effettivamente, secondo me, uno dei gravissimi questi, danni alla Sicilia fa la criminalità, la mafia, che impedisce lo sviluppo del paese, della regione. E poi mi dispiace, questo purtroppo è successo negli anni 60 e io l'ho assistito perché ero lì. Cioè, quando io ho conosciuto la Sicilia nel dopoguerra, era di una bellezza inaudita perché era integra, integra. Poi negli anni 60 c'è stata proprio il fai da te, ognuno ha cominciato a costruire, spesso in maniera abusiva. Io se penso solo all'Aspra, come la vedevo io, che da Bagheria in bicicletta andavo all'Aspra a fare il bagno, non c'era niente, c'erano le rocce, c'erano i pagliai che intrecciavano la paglia e fare le sedie. E c'erano i fichi d'India e poi c'era il mare a portata di tutti. Adesso manco si vede più, il mare proprio non si vede perché è coperto dalle case, dalle villette, si sono appropriati del mare e niente, c'è stata, la verità è successo in tutta Italia, non è soltanto in Sicilia. Però purtroppo gli anni 60 è stata una disgrazia per il nostro paese, perché si sono rovinate tante di quelle bellezze, sono state proprio distrutte. Penso anche a Palermo, per esempio, al Viale della Libertà, che era pieno di villette Liberty, una più bella dell'altra, con il loro giardino, Bagheria, con le grandi ville del Settecento, con i loro parchi, tutto distrutto. E qualcosa rimane, ma insomma, non si può immaginare che cos'era prima. Ecco, questo è l'aspetto che non mi piace, che ogni volta che vado in Sicilia mi addolora, ecco, mi addolora. Però io sento molta vicinanza, perché sento che le radici sono quelle. Però giustamente Sono quando qui, quindi. Qualcuno che parla? e dire di chiudere il sonoro. Bene, io ho concluso. La ringrazio, posso dire che oggi ho messo un tassello in più per la mia crescita culturale, quindi grazie ancora. Lavinia, e tenga quel sorriso bellissimo che ha e quella luce negli occhi che è molto bella Grazie. e promette bene per il futuro. Lei cosa farà quando sarà nel mondo? Ma perché la vedo molto giovane. Io sembro giovane, però ho 30 anni già, quindi io già insegno. Avrei dato 22 No, no, io già insegno, fortunatamente ho finito gli studi da anni anni. E cosa e fa? insegno al liceo, Ah, sì. lettere. Sì, Guarda, bello sì. averlo. Mi sarebbe piaciuto avere un insegnante come lei. Grazie. E poi ovviamente mi diletto di Ah, giornalismo, scrivo bene. anche interviste per dare una testata agrigentina e quindi sto. Ovviamente mi sono anche dedicata alla scrittura, infatti ho pubblicato
tre libri. Sì. allora da scrittrice a scrittrice. No, non oso, non oso paragonarmi, No, mi fa piacere assolutamente. conosciuta e spero che mi farà leggere i suoi libri. Assolutamente, assolutamente. Grazie, Lavinia. Allora, Allora, se c'è complimenti. qualcun altro che vuole No, fare certo. qualche domanda, io Sì. ho Allora, concluso.